abbiamo presentato la candidatura di Venezia, capitale verde d'Europa. Questa è una scelta che dovrebbe coinvolgere attraverso la partecipazione, che diventa partecipazione collettiva, quindi cittadinanza attiva, partecipazione politica, per andare verso il futuro, quindi anche verso le prossime elezioni. Le problematiche di Venezia che ci hanno spinta ad andare in questa direzione, che sono lo spopolamento, il fatto che la gente lasci Venezia per andare fuori, per la qualità della vita che diventa sempre più degradante, visto anche un turismo di massa, l'inquinamento è sempre più in aumento, tutta una serie di fattori che hanno messo la città di Venezia in condizione di non essere più quel patrimonio a livello globale. Vogliamo mantenere questa, vogliamo che Venezia rimanga al centro dell'attenzione politica, vogliamo che Venezia rimanga anche al centro delle politiche abitative, delle politiche sociali, economiche, ma con uno sviluppo diverso, sostenibile. Ha bisogno di rivedere tante politiche per quello che riguarda appunto l'arrivo sul territorio del flusso dei turisti, in modo da regolare anche la mobilità, la viabilità. Questo contributo può essere un contributo guardato con un'ottica positiva, ma non basta, bisogna fare di più, bisogna proteggere Venezia e credo che questa sarà l'attenzione che riserverò a questa città, ma anche a tutta la Laguna, per il mio prossimo mandato, insieme appunto alla delegazione che è venuta qui e della municipalità. Scendendo nello specifico, quali possono essere questi provvedimenti? Regolare il flusso, per esempio, della viabilità, quindi non solo l'ingresso dei turisti, ma anche per quello che riguarda l'ingresso delle navi, che l'ingresso delle grandi navi ha provocato grandi difficoltà, ma ha provocato anche problemi per quello che riguarda anche proprio tutto il territorio. Ci vogliono delle politiche che riportano i giovani e anche le persone all'interno di Venezia. Molti appartamenti sono stati lasciati nelle mani anche del settore del turismo, ma vogliamo ridare la città di Venezia nelle mani dei cittadini di Venezia. Io sono con Venezia, aiutiamo Venezia, Venezia non deve morire.